E ben ritrovati a tutti, ai numerosissimi ascoltatori di Angoli che ogni sera sono puntuali alle 19 a questo appuntamento. Quindi innanzitutto grazie. Concludiamo questa lunga settimana che abbiamo trascorso insieme. Venerdì, quindi sta per iniziare il weekend. E vi raccomando, anche nel weekend continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Il primo ospite di questa sera, ve lo presento subito, torna in collegamento con Angoli il dottor Marco Missaglia, specialista in scienze dell'alimentazione e dietologia. Marco, come sempre, ben ritrovato. Grazie Dolores, buonasera. Allora Marco, mi riaggancio subito all'ospite che proprio ieri sera è stato protagonista della nostra chiacchierata serale, il professor Carlo Campana, che ci ha parlato proprio di come avere particolare attenzione nel nostro cuore, quali siano le modalità di prevenzione dell'apparato cardiovascolare. Ha citato naturalmente anche l'alimentazione come elemento da monitorare con grande attenzione, quindi questa sera ti giro la palla praticamente, quindi raccontaci un po' che cosa dobbiamo fare dal punto di vista dell'alimentazione. È il momento di cambiare completamente le nostre abitudini a tavola? Vanno riviste, direi, vanno riviste le abitudini, anche perché l'alimentazione, come abbiamo detto più volte anche appunto nel salotto di Angoli, gioca un ruolo proprio significativo in quella che è la prevenzione delle più frequenti patologie, delle più frequenti patologie croniche, e fra queste inseriamo sicuramente le patologie cardiovascolari, che direi rappresentano proprio la principale causa di morbilità e di mortalità nel nostro sistema, nei nostri paesi occidentali. Anche mi piacerebbe mettere, diciamo così, l'accento sull'ipertensione. L'ipertensione è uno dei principali fattori di rischio che poi dopo crea poi l'evoluzione verso le patologie cardiocircolatorie. Quindi ipertensione vuol dire pressione arteriosa elevata, la cosiddetta pressione alta. Sapete benissimo, è un parametro che ci dà conto di quella che è la salute del nostro sistema cardiaco, del nostro sistema vascolare. C'era addirittura un fisiologo che diceva: noi abbiamo l'età delle nostre arterie, per proprio far vedere quanto fosse proprio importante la salute cardiocircolatoria. Ebbene, la pressione alta, pensate che è un problema che riguarda circa il 33% degli italiani di sesso maschile e circa il 30-31% del sesso femminile. Quindi è un problema che impatta in modo significativo su quella che è la nostra qualità della vita. E pensate che appunto la pressione elevata è un fattore di rischio per le patologie davvero anche serie, come la trombosi, come l'ictus cerebrale, come le emorragie cerebrali, come l'infarto del miocardio e via dicendo. Quindi sicuramente stiamo parlando di una fetta di patologia proprio che ha senso cercare di prevenire, come anche con gli stili di vita. E lo stile di vita è sicuramente mangiare direi meglio e muoversi anche un po' di più. Già più volte vedrete, vi avevo ricordato l'adagio del nostro Ippocrate, del padre della medicina occidentale, che diceva: se fossimo in grado di fornire la giusta quantità di cibo e di attività fisica, saremo in grado di avere il segreto della salute. Ebbene, la salute cardiocircolatoria passa proprio anche da questo discorso qui. Quindi sicuramente imparare ad alimentarsi e imparare anche a fare movimento. Ecco Marco, a tale proposito ti chiedo subito un chiarimento in merito alle abitudini alimentari. È importante per esempio rispettare quel ritmo giornaliero, quindi la colazione, magari una breve merenda a metà mattina, il pranzo, la merenda del pomeriggio e la cena, perché sai, la nostra vita ci induce spesso a stare fuori casa, ora magari anche meno, però a volte concentriamo tutto in un unico appuntamento con la tavola e invece perdiamo una ripartizione del cibo. Anche questo è importante? È sicuramente importante proprio per il meccanismo che è proprio dell'ormone insulinico, della nostra insulina. La medicina cinese, la ayurvedica in generale, insiste molto su questi bioritmi e su questa introduzione degli alimenti con questa sequenzialità. Anche, diciamo, dal punto di vista della nostra medicina occidentale, sicuramente è importante proprio il discorso di alimentarsi in modo, secondo me, discreto. Si diceva, no, colazione da re, pranzo da principe, cena da povero. Noi, ahimè, facciamo spesso il contrario e ci ritroviamo spesso a un'ingestione di calorie in quantità
abbondante, soprattutto nel pasto serale, dove invece dovremmo stare comunque un po' leggeri. Anche il sovrappeso, anche l'obesità, soprattutto l'obesità addominale, è un fattore di rischio per le malattie del cuore, per le malattie cardiovascolari. E anche l'attenzione dei cibi, per esempio parlavo prima di ipertensione, tenete conto come anche solamente la quantità di un cucchiaino da caffè di sale potrebbe essere già sufficiente per salare i nostri cibi, quindi 5 grammi al giorno. Da uno studio epidemiologico che abbiamo condotto in Lombardia si è visto che il consumo pro capite medio in Lombardia di sale è di circa 11 grammi, quindi più del doppio di quello che sarebbe la quantità che noi medici nutrizionisti raccomandiamo. E questo ha un impatto davvero importante proprio su quello di cui parlavo prima, sulla pressione alta, perché proprio l'eccesso di sodio, l'eccesso di cloruro di sodio condiziona un indurimento delle arterie, una riduzione dell'elasticità delle nostre arterie, quindi un problema a livello per esempio dell'arteria renale che condiziona la pressione alta, un indurimento delle nostre arterie carotidi, insomma condiziona quello che può essere un surplus del lavoro del nostro rene, altro organo bersaglio della pressione alta, quindi altro organo soggetto ai danni dell'ipertensione, così come il fondo dell'occhio, così come il cuore. Ecco perché proprio anche l'alimentazione, anche le semplici regole alimentari di nutrirsi in modo equilibrato e magari ridurre in modo significativo il consumo di sale è fondamentale, è importante per la salute del cuore e dei vasi. Ma per esempio però, Marco, perché pensiamo a quello che mangiamo direttamente portato in tavola, però pensiamo anche a come lo cuciniamo, perché immaginando all'uso del sale mi viene anche da pensare, perché cucino anch'io, quindi si utilizza magari il dado piuttosto che gli estratti di carne, sono ancora assimilabili al sale, quindi magari peggiorativi? Assolutamente sì, perché diciamo che sono forse quei cibi un pochettino, quelle fonti un po' nascoste di sale. Il sale, pensate che addirittura lo troviamo anche nel chewing gum, lo troviamo nei succhi di frutta, lo troviamo nelle caramelle, soprattutto in quelle frizzanti. Quindi non è detto che dobbiamo pensare solo al sale che noi mettiamo sui cibi, sulla carne, piuttosto che sugli alimenti, ma questo sale occulto che può essere, come dicevi giustamente tu Dolores, il sale che troviamo nel dado, negli estratti, e che per esempio appunto ci regala una quantità maggiore di questo sodio che gioca sfavorevolmente sulla salute delle nostre arterie. Quindi attenzione anche lì al sale occulto, preferire per esempio delle preparazioni alimentari sfruttando per esempio non so la cottura al vapore, dove nella vaporiera possiamo mettere le verdure, mettere i legumi, mettere comunque qualcosa che possa insaporire per esempio degli altri cibi che noi mettiamo al tempo stesso nella vaporiera, oppure l'utilizzo delle spezie. Io che faccio ovviamente il dietologo consiglio spesso quando si fa una dieta ipocalorica, iposodica, appunto per quando ci sono problemi di cardiopatia o problemi di pressione elevata, dico sempre di ridurre in modo drastico il consumo di sale, l'intake di sale, ma anche di favorire quindi per dare la sapidità, perché poi non dobbiamo condannarci a mangiare diciamo così in modo sfatto, però magari usare le spezie, per cui mi viene in mente il curry che ha anche un'azione di tipo antiossidanti, quindi contro la formazione delle neoplasie, contro la formazione dei fatti infiammatori cronici. Mi viene in mente il peperoncino, l'italico peperoncino, che sicuramente ha una funzione di insaporire i cibi, ma anche di tipo antiossidante, di tipo vasodilatatrice. Abbiamo per esempio anche il pepe, le varie tipologie di pepe che noi abbiamo. Quindi sicuramente fare ricorso al basilico, all'origano, alle spezie, mi viene in mente ancora la cannella che aiuta anche a contrastare l'innalzamento degli zuccheri, perché poi vanno un po' anche conosciute tutte queste scelte, come per esempio le spezie, le erbe aromatiche, perché ognuna ha una peculiarità. Mi viene in mente il cumino, che ha anche la peculiarità di favorire la digestione, di contrastare la formazione del gas, del meteorismo, dell'aerofagia. Quindi tutto un insieme di ricadute benefiche sulla salute, ma in primis dobbiamo appunto contrastare l'eccesso di introduzione del sale e quindi magari selezionare alimenti di per sé già non troppo salati, come per esempio i salumi, come per esempio la carne salata. Io amo peraltro la bresaola, amo in generale la slinza, che poi lavorando anche in Valtellina sicuramente mi fa piacere mangiarla, però non deve essere troppo ricorrente, non deve essere questa, diciamo, magari una scelta alimentare che mi coinvolga per magari 4-5 pasti sui 14 della settimana. Quindi variare molto
gli alimenti. E magari fare ricorso, mi viene in mente anche questo, a dei centrifugati, per esempio un centrifugato di sedano o per esempio un'insalata anche con dei finocchi piuttosto che con dei cetrioli, che sono degli ortaggi molto ricchi di, diciamo così, molto ricchi di acqua e anche con un'azione diuretica, con un'azione idratante, ma anche al tempo stesso diuretica, è sicuramente un aiuto per chi debba scendere di peso, per chi debba scendere, contrastare la ritenzione idrosalina e debba cercare appunto di eliminare comunque anche il sodio. Quindi anche questo è un po' un segreto. Così una buona regola. Marco, abbiamo l'ultimo minuto a disposizione, sì, prima di lasciarci, ahimè, ma voglio farti una domanda che credo richieda un approfondimento, ma iniziamo a lanciarlo, potrà essere un argomento dei prossimi incontri. Quindi queste buone abitudini, abituarsi a usare poco sale, quindi poi diventa una questione di gusto. Partiamo, esatto, sin dai bambini, perché almeno poi si abituano in questa direzione? Bravissima. Soprattutto, non a caso io ho citato i chewing gum, ho citato le caramelle, perché questo sale occulto non lo troviamo solo nelle patatine, peraltro io sono più affezionato alle patatine, però non dobbiamo esagerare perché le patatine sono fritte, ma sono anche poi salate. Ma così come le caramelle, così come il chewing gum o i succhi sono salati. Quindi assolutamente ha un senso proporre anche ai nostri bambini il fatto di differenziare, magari banalmente, dicevo prima, i centrifugati piuttosto che le spremute. Un'altra cosa che magari non solo per i bambini, direi soprattutto per gli adulti, possono essere anche dei decotti, il decotto di foglie per esempio di carciofo piuttosto che delle foglie di olivo ha sicuramente un impatto benefico su quello che è l'azione di ridurre la pressione. Quindi innanzitutto si beve e poi è dimostrato che l'olio europeo, la cinara, che ha anche un'azione depurativa sul fegato, possono svolgere un ruolo nel favorire una diuresi e anche nell'abbassare il livello della pressione arteriosa. Bene, questi consigli di buona vita e di buona alimentazione del dottor Marco Missaglia, ancora una volta nostro ospite, ancora una volta grazie infinite, alla prossima. Ciao Marco! Grazie a te Dolores, grazie ancora, ciao! Alla prossima, grazie anche a voi, ma rimanete lì perché Angoli tra poco torna con voi.